forte all'orecchio. Eccoci qua, buonasera, buonasera, sono Giulia, siamo su Arte all'Orecchio, cioè su Radio R Europa. I nostri social, come sempre, hanno questo nome su Facebook e su Instagram, anche il sito ha questo nome, anche la mail se ci volete contattare per un qualsiasi motivo. Sempre con queste luci impietose della sera del martedì, per cui, come si dicevano, sembra anche peggio di come in realtà è, o forse uguale, chi lo sa. Però siamo qua per parlare di arte senza vedere quello che abbiamo davanti, quindi solo con la voce e un po' anche l'immaginazione, che non fa mai male per muovere i neuroni in un modo magari diverso dal solito, che è quello che si fa quando si guarda il cellulare dalla mattina alla sera. Detto questo, potete certo cercare su Google quello che sto spiegando e guardarvi le cose, ma magari dopo che le avete ascoltate è sempre più carino dare spazio un po' alla nostra fantasia. Per quanto riguarda oggi, in realtà non ci concentriamo su un'opera d'arte o su un'architettura o su una chiesa, ma andiamo proprio a parlare di un intero sistema paese, un po' in generale. Chiaramente poi magari ci saranno volte in cui approfondiremo un argomento specifico di questo ecosistema, di questo comune, che in realtà è comune da non tantissimo, dall'Ottocento è ritornato un comune autonomo perché era stato inglobato da una città più grande che si trova a valle, mentre questo nostro comune si trova in collina, anzi si trova praticamente nella sella fra due colline, tanto che ha questa forma un po' di falce di luna, diciamo che se ci abitate o siete tanto fortunati che i vostri avi ci avevano casa, o siete tanto fortunati che i vostri avi c'hanno un sacco di soldi e ci avete comprato una villa. Si tratta di Fiesole, sopra Firenze, chiaramente, quindi tra il colle di San Francesco, che se guardate da piazzale Michelangelo è quello sulla sinistra, sulla vostra sinistra, e al colle di Santa Pollinare, Fiesole è sdraiata proprio fra questi due colli. È una città molto più antica di Firenze, è una città etrusca, come per esempio Cortona era stata costruita in terrazzamenti su collina, perché come forse vi ho già detto gli Etruschi sono una cultura molto legata al mare e quindi costruiscono quasi tutte le loro città, tranne pochissime, in collina, possibilmente altini, è così. E era fatta appunto in terrazzamenti. La rocca, diciamo il centro della città, era probabilmente dove adesso c'è il convento di San Francesco, quindi nel colle di San Francesco, che quindi ha tutta una serie di sovrapposizioni storiche, e il nome probabilmente era Vipsul, ritrovato su alcuni frammenti appunto dell'epoca. Le prime sicuramente c'erano degli insediamenti precedenti anche alla cultura etrusca, alla civiltà etrusca, però ecco, diciamo gli Etruschi si datano all'incirca dal IX-VIII secolo avanti Cristo. Ci sono delle rimanenze etrusche, ma non tantissimo, perché Fiesole ha avuto una storia un po' travagliata, diciamo così, e chiaramente tutta una serie di ricostruzioni nel corso del tempo. La riscoperta dell'archeologia di Fiesole si ha nell'Ottocento, ma ne parliamo più avanti. Quello che ci interessa sapere è che quello che si vede oggi sono principalmente le grandi mura, una parte della cerchia muraria che è poi è stata anche sostituita con delle mura medievali, con queste, diciamo, mura ciclopiche, con queste pietre enormi, non murate, ma messe a secco, o murate a secco se volete, dite come vi pare, ma insomma senza calce, quindi senza un legante, cosa che invece poi i romani introducono. La città di Fiesole viene conquistata dai romani, e in questo caso, differentemente da Cortona, c'è una conquista anche abbastanza violenta. Fiesole, un po' come Volterra, altra città etrusca, sta sempre un po' dalla parte sbagliata della storia, questo bisogna dirlo. Per esempio sta dalla parte di Catilina nelle rivolte romane, sta dalla parte di Mario quando c'è la rivolta di Mario e Silla, quindi i romani in qualche modo distruggono la città
almeno due volte, una volta proprio quasi in modo totale, per questo ci rimane molto poco, e poi ricostruiscono utilizzando chiaramente, che ne so, i luoghi sacri etruschi come luoghi sacri romani, e poi diventeranno luoghi sacri in epoca medievale, insomma in paleocristiana e cristiana, via via come sempre succede, e quindi per questo non abbiamo granché. Effettivamente per l'importanza che la città aveva, perché chiaramente sotto c'era l'Arno, quindi c'era un fiume navigabile, e Fiesole era strategica perché si affacciava sul Mugello, quindi sui valichi degli Appennini, e anche su tutta una ricchezza chiaramente di legname, di boschi, di produzione, che era importantissima, nonché sul colle di Sant'Apollinare, last but not least, come si dice in inglese, ci sono delle cave, tuttora alcune in uso, però è una riserva naturale quella protetta Ampil, ok, che riguarda appunto il cosiddetto Monte Ceceri, cioè le cave di pietra serena, che hanno fatto poi in qualche modo l'immagine di Firenze, del Rinascimento fiorentino, ma anche di questo parliamo dopo. E quindi c'era una serie di, diciamo, situazioni abbastanza favorevoli all'insediamento, nonché poi chiaramente il controllo strategico del territorio, però poi quando i romani fondano Firenze, chiaramente l'importanza della città a valle, diciamo, è maggiore, diventerà maggiore in breve tempo rispetto a quella della città sul colle, e quindi i romani in qualche modo prendono possesso di Fiesole, ma la loro base logistica è a Firenze, perché volevano un controllo diretto e preciso e, come si dice, in loco del fiume stesso e delle vie di comunicazione, e si fanno appunto e costruiscono la città di Firenze, Florenze. Per quanto riguarda Fiesole, quindi in epoca romana diventa un po' una succursale di Firenze, un po' come ora, diciamo così, anche se ha riacquisito una dignità di comune indipendente, e fiorisce quando fiorisce l'impero romano, quindi tante costruzioni sono state poi fatte anche in epoca imperiale, penso al teatro per esempio, che adesso ancora è utilizzato per l'estate fiesolana, famosissima estate fiesolana, quindi degli bellissimi spettacoli che vengono fatti all'interno del teatro romano, all'interno dell'area archeologica, che è stata appunto riscoperta nell'Ottocento, riscavata nell'Ottocento grazie anche all'interessamento di nobili, magnati, benefattori locali come per esempio il Marchese Strozzi, o altri di stampo internazionale. Quindi diciamo l'importanza di Fiesole nell'Ottocento aumenta sempre più, fino a che diventa patria di quella che a Firenze vengono chiamati, diciamo, la comunità degli anglo-beceri, cioè quelli che dall'Inghilterra si trasferiscono in buon ritiri nella zona e diffondono il verbo del Rinascimento ovunque, e Firenze diventa una meta indiscussa dei viaggi, ma anche diciamo, dei trasferimenti poi di questi personaggi, di questi studiosi, di questi magnati anche, che magari scelgono Firenze, o meglio scelgono i colli intorno a Firenze, e quindi Fiesole in primis, specialmente se ha l'affaccio sulla città e sulla cupola dei Brunelleschi, per costruire le loro case di buon ritiro, appunto di vacanza, di villeggiatura, di relax, chiamatele come volete. Quindi la parte, diciamo, verso Firenze nella collina di Fiesole è punteggiata da queste ville, alcune delle quali poi diventate resort, altre sono ancora proprietà privata, con dei meravigliosi giardini, e si parte da Fiesole per parlare per esempio del Giardino Italiano, ma questa è un'altra storia, mentre la parte che dà sul Mugello, insomma sulla valle opposta, la valle del Mugnone, è quella un pochino più tra virgolette popolana, tra virgolette perché i prezzi chiaramente immaginate vi sono altissimi, specialmente poi la zona di Borgunto, che è la zona dei cavatori, quindi c'è proprio una differenziazione topografica, una differenziazione, diciamo, di classe sociale, una differenziazione anche di tipologia di costruzioni, anche se in generale la città di Fiesole, ecco, non è un posto dove si va a comprare in economia, tendenzialmente, diciamo così. Detto questo, io farei una prima pausa, playlist che è un po' stravolto proprio stasera, era dedicata, diciamo, tendenzialmente a canzoni
abbastanza vivaci, però l'ultima sarà un po' una sorpresa. Comunque le altre due rimangono, sono canzoni di un po' di tempo fa, perché questa è del 2014, quindi quasi 10 anni fa, di questo duo che si chiama Royal Blood, e mi piace perché ha un bel ritmo e, come si dice, una bella verve, e si chiama Figure It Out. Enjoy. Nothing here to see, just a killer blue, trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, something's killing me, trying to figure it out. Eccoci qua, sì, una bella ventata di musica e di chitarra ci voleva. Quello che non vi ho detto, andando proprio alle origini di Fiesole, è che questa tendenza a diventare, diciamo, un bel ritiro ce l'aveva fin dalla mito di fondazione, che si rifà addirittura a una mitologia romana legata alla figura di Atlante. Cioè, la leggenda narra che Atlante abbia viaggiato praticamente tra... venendo dall'Africa, insomma, attraverso lo stretto di Gibilterra, si è salito in Europa, si è arrivato, diciamo, in Italia, in Toscana, e abbia chiesto a Giove un posto dove, il posto adatto dove in qualche modo ritirarsi a pensione, a riposare dopo le fatiche, appunto, della sua vita, di aver tenuto sulle spalle il mondo. Giove gli ha detto: guarda, trova un colle vicino a un fiume e quello sarà il posto ideale. Quindi lui, nel suo girovagare, appunto, è arrivato in Italia, è arrivato in Toscana, ha identificato la collina di Fiesole come quella, diciamo, indicata da Giove stesso,
E qui praticamente ci si è insediato, perché era, secondo Giove, appunto il posto più bello in cui riposarsi. E in realtà Giove ha parlato attraverso il figlio Apollo, ora scusate, mi è venuto un lapsus, che era stato Apollo a indicargli questo posto. Comunque Atlante praticamente trasforma questo posto, lo abbellisce, costruisce templi, costruisce meravigliosi edifici in marmo e lo rende appunto un paradiso in terra, quindi diventa la sua dimora. E anche perché lo trova abitato da persone diciamo piacevoli, no? Pacifiche, amichevoli, cordiali, quindi è proprio il posto per sé, e lo battezza con questa frase, ve la leggo: tu fies sola, cioè tu sarai la sola, tu sei veramente quella, e da lì verrà il nome Fiesole. Questa è un po' la leggenda, quindi l'aura di posto ideale per staccare dal mondo e per connettersi con non lo so, l'empire delle arti, piuttosto che una dimensione di riposo, ce l'ha proprio dal mito di fondazione. Vi dicevo che nell'Ottocento che viene riscoperta la città di Fiesole, cioè dalla conquista fiorentina, perché poi quando si entra in epoca medievale, alto medievale, i Longobardi si stabiliscono qui, sono state ritrovate delle tombe, delle fondazioni di case longobarde, quindi nel museo archeologico c'è anche una parte legata all'alto medioevo, non solo all'archeologia di stretto giro etrusco e romano, e quindi la città ha una sua importanza in epoca longobarda, assolutamente, cosa che ha meno per esempio Firenze. Ma poi quando Firenze assurge a città indipendente, a comune indipendente, a fulcro della nascente Repubblica Fiorentina, nel 1215 conquista Fiesole e la ingloba. Quindi da quel momento in poi l'importanza di Fiesole va via via sempre diminuendo, fino appunto all'Ottocento, a questi anglobesci, alla riscoperta delle tradizioni archeologiche della città. Importante rimane la cava di Monte Ceceri, chiaramente, perché questa pietra grigia, la pietra serina, sarà scelta da Brunelleschi come indicatore geometrico, prospettico delle sue architetture, e quindi diventerà la pietra cardine per la costruzione di tantissimi palazzi del primo e del secondo Rinascimento a Firenze e nei dintorni. Quindi se si deve identificare veramente una pietra che rappresenta Firenze, a parte la pietra forte utilizzata già in epoca medievale, ma proprio come epoca dello stile del Rinascimento fiorentino, io direi la pietra serena, che viene da qua. Ci sono delle cave appunto ancora attive anche nella zona di Maiano, pensate ai da Maiano, Benedetto e altro fratello, mi sfugge, comunque i fratelli da Maiano, che vengono appunto da qua, oppure Settignano, il desiderio da Settignano, grande scultore. Quindi tutta una generazione di artisti, anzi generazioni e generazioni, famiglie che avevano le cave in gestione, in appalto diremmo ora, per appunto generazioni, per secoli, per decenni, per secoli, e che ricavavano qua appunto questa pietra, che poi veniva utilizzata per architravi, archivolti, contorni, cornici di finestre, cornici di porte, scale, pavimentazioni, appunto chiese e palazzi rinascimentali. E questi cavatori chiaramente hanno tutta una loro tradizione, che niente a che vedere con le origini etrusche e romane, niente a che vedere con gli anglobesceri, è proprio una, come si dice, una mentalità, una vita del tutto diversa, appunto concentrata in genere nella zona di Borgunto, di lavoro in queste cave, che si tramandava di padre in figlio, sia come tecnica che a volte anche come proprio gestione della cava stessa. È molto bello camminare sul Monte Ceceri, ve lo consiglio, anche perché questa riserva, insomma, è ricca anche di una flora particolare, per esempio ricchissima di orchidee verso marzo-aprile, orchidee selvatiche, la vegetazione, la tipica macchia mediterranea, ma insomma queste cave hanno veramente la particolarità di evidenziare il legame fortissimo di Fiesole con la città di Firenze. Tra l'altro, da Monte Ceceri si dice appunto che Leonardo, da appunto il cosiddetto piazzale Leonardo, in cima al monte, abbia provato
provata a spiccare il volo con le sue ali, come Dedalo, come Icaro, insomma, figlio di Dedalo, e che diciamo, più che tentare lui, abbia provato a far tentare l'aiutante, che poi si è sfracellato al suolo vicino a quella che adesso Villa San Michele. Quindi purtroppo è stato un volo mortale, così dice la leggenda. Poi c'è chi dice di no, che non è vero, né morto, ma insomma, diciamo che il volo non è andato bene, questo è assodato. Anche perché se no sarà in volo dal 500 e non dall'800 sopra i nostri cieli. Quindi diciamo è molto bello essere a Fiesole e unire proprio le caratteristiche diciamo, di storia dell'arte, di storia della città, con la parte naturalistica, con la parte diciamo anche più produttiva, industriale, semi-industriale della zona, con tutta appunto una scuola di scalpellini e di artisti legati a questo materiale. Non sono però gli unici artisti che sono nati a Fiesole. Un altro importantissimo è Giovanni da Fiesole, cosiddetto Beato Angelico, cioè il grandissimo pittore rinascimentale, che poi è veramente un beato della Chiesa Cattolica, che è nato qua, era un frate domenicano e poi insomma lavora un po' ovunque, tra Firenze, il centro Italia, Orvieto, insomma famosissimo, grande bottega, grande protetto della famiglia Medici, specialmente di Cosimo il Vecchio. La città di Fiesole, diciamo sì, a livello di centro storico si concentra come visita in genere nella zona della piazza Mino da Fiesole, anche Mino da Fiesole appunto, altro grande scultore rinascimentale, con la cattedrale, la chiesa di Santa Maria in Primerana, il seminario e poi la salita appunto al colle di San Francesco, dove c'è il convento, la chiesa di San Francesco, dove si dice abbia predicato e vissuto anche San Bernardino. In realtà è stato proprio generale, mi pare si chiami così, dell'ordine all'interno del convento di San Francesco per diversi anni. Quindi ci ha vissuto, non solo ci ha predicato. Direi di fare un'altra pausa e poi parliamo un attimo della zona archeologica e della cattedrale, e ci ascoltiamo un altro brano bello vivace che io ho scoperto quest'artista poco tempo fa grazie in realtà a una serie televisiva vista per caso, di cui non mi ricordo il nome, su Amazon Prime, tanto per non fare pubblicità, però non mi ricordo il nome, quindi non faccio grossa pubblicità, però in un episodio c'era questa canzone che mi ha colpito tantissimo perché è bellissima secondo me e bella ritmata. È un artista islandese che la pubblica nel secondo anno, che si chiama A/B, e questa canzone si chiama No Good. Enjoy. Yeah.
shake it off, try it all you want, it won't do you no good. Said it won't do you no good, and I said, eccoci qua, favolosa, vero, favolosa, specialmente il finale, bello ritmato. Allora, torniamo a Fiesole e torniamo a parlare della struttura della piazza, come vi dicevo, dove c'è la cattedrale dedicata a San Romolo, ci sono anche i resti di questo santo, come nella chiesa di Sant'Alessandro, per esempio, che si trova salendo verso San Francesco, verso la collina, c'è la, diciamo, i resti, ci sono il corpo di questo santo. Quindi sembra che la cattedrale sia sempre stata lì, in realtà no, sia la cattedrale che la chiesa di Santa Maria in Primerana, che insiste su questa piazza, anche lei su questa piazza, ma nella parte, diciamo, più a sud. Ovest, più est, scusate, quindi verso il colle di Sant'Apollinare, si parla di chiese insediate su un altro edificio preesistente. Per quanto riguarda la chiesa di Santa Maria in Primerana, che probabilmente è una fondazione longobarda, legata anche poi a una, appunto, una preesistente struttura sacra romana, la chiesa era importante perché l'immagine di questa Santa Maria, appunto, in Primerana, ancora adesso venerata, una chiesa piccola con un loggiato, con un porticato di fronte, successivo, costruito successivamente, e all'interno si vede proprio questa colonna in pietra serena che anteriore. La cattedrale, anche questa, attraverso i restauri degli anni 90 è stata trovata, appunto, la base non solo della precedente cattedrale, che era quella fondata nel XI secolo dal vescovo di Fiesole, appunto pagata dal vescovo di Fiesole, di cui non mi ricordo il nome, ma anche un preesistente edificio, anche questo sacro, di epoca romana. La cattedrale però non è sempre stata lì. Inizialmente la cattedrale stava fuori, nella zona dell'attuale Badia Fiesolana, quindi, diciamo, sottoposta anche alle scorrerie, perché era fuori dalla cerchia muraria e lontana dal capitolo, che era proprio invece nella zona della piazza. Quindi, appunto, questo vescovo nell'undicesimo secolo la porta nel 1028, se non mi sbaglio, ve lo dico, aspetta, controllo. 1028, esatto, dedicata, quindi porta le reliquie di San Romolo in città, si comincia la costruzione di questa chiesa, che poi verrà soppiantata da una chiesa più grande successiva di poco, insomma in realtà di qualche secolo, ma poco, che è ancora visibile adesso, molto bella, con un campanile del 1213, quindi da una forma particolare proprio identifica il centro di Fiesole. Tra l'altro ho sbagliato prima, perché vi ho detto 1215 per l'anno in cui Firenze conquista Fiesole, ma no, è il secolo precedente, 1125, quindi proprio all'alba della Repubblica Fiorentina, proprio nei primi sviluppi, nei primi momenti in cui la città si stava espandendo verso le
all'esterno, chiaramente una delle prime rivali è stata Fiesole, che c'è da dire fino all'Ottocento è rimasto una frazione di Firenze. Poi appunto l'arrivo di personaggi di alto livello, sia sociale che economico che politico, probabilmente i ritrovamenti archeologici dell'attuale area archeologica appunto di Fiesole, la riscoperta della storia fiesolana e dell'importanza di questa città anche in epoca longobarda, hanno fatto sì che nella fine dell'Ottocento la città avesse il titolo di comune, a cui prima erano raggruppati anche per esempio Coverciano, era sotto il comune di Fiesole, adesso sotto il comune di Firenze, quindi anche abbastanza grande. E poi l'espansione urbanistica, più che altro legata appunto alla costruzione di ville o palazzi di un certo pregio, nonché poi all'espansione un pochino più popolare, è stata frenata dai piani regolatori del secondo dopoguerra per evitare appunto un abusivismo, insomma edilizio, comunque una proliferazione e anche una, come si dice, snaturamento del territorio. Quindi ad oggi la collina di Fiesole è abbastanza armonica, non vediamo cose particolarmente legate a quello che noi si può pensare quando si dice la parola ecomostro, anche perché sono case insomma in genere di un certo rilievo e di un certo pregio architettonico e stilistico, anche se neo rinascimentali, neo gotiche, neo qualcosa, e quindi diciamo prettamente ottocentesche. Cominciano anche nell'Ottocento, oltre agli scavi, anche le raccolte, per esempio il Bandini, cioè un museo Bandini a Fiesole, che è il raccolto di questo umanista che poi dona alla città la sua raccolta di opere d'arte, di pezzi archeologici. Quindi anche lo stesso museo, per esempio, che è stato ampliato, perché il primo museo, le prime stanze museali erano quello che è all'interno di quello che adesso è il comune, quindi il Palazzo Pretorio, vecchio Palazzo Pretorio. Poi è stato creato un museo a parte che si divide equamente nel piano basso tra la parte in ordine cronologico, quindi che segue l'andamento degli insediamenti all'interno della colline fiesolane, e segue anche un evolversi didattico insomma della storia del territorio, mentre l'altra parte è più legata alle collezioni donate appunto successivamente da vari personaggi e che prevedono anche l'inclusione di reperti che non sono pertinenti agli scavi fiesolani, ma sono appunto donazioni. È molto interessante comunque perché ci sono dei pezzi di assoluto pregio, delle rivestimenti di alcuni templi romani, le famose stele fiesolane, che sono tipiche appunto queste stele in pietra serena con incisioni e raffigurazioni che segnavano un po' il territorio della città di Fiesole, varie sculture, vari bronzi, insomma ecco più o meno quello che si può vedere normalmente in un museo di archeologico. Però questo museo si trova all'interno dell'area archeologica e quindi è possibile sedersi sui gradini del teatro ed ammirare appunto la zona del teatro, la zona delle terme romane che si trova alla destra del teatro, e sulla sinistra la zona cosiddetta sacra, quindi con addirittura la possibilità di vedere una prima fondazione di tempio etrusco, poi diventato un tempio romano, quindi una trasformazione. Anche qui si ha una bellissima vista per esempio dalla zona di San Francesco, poi scendendo in questa parte collinare con dei piccolissimi sentieri molto semplici. Salire a San Francesco è arduo perché insomma abbastanza ripida come strada, però ve la consiglio perché poi da lì, se trovate una giornata di cielo terzo, si vede veramente tutta la valle di Firenze, la cupola dei Brunelleschi, le meraviglie della città di Firenze, poi fino al Prato Magno e su dalla parte di là la zona invece del Mugello. Quindi è veramente una bellissima vista, e se diciamo Firenze è oppressa dalla calura, dalla nebbia magari estiva, dall'umidità, a Fiesole c'è sempre una bella ariettina frizzante, quindi anche andare a fare un aperitivo su e scappare dal caldo, dall'afa fiorentina, non fa per niente male. I nostri anglo-beceri non ci avevano visto sbagliato, direi. Comunque, come vi dicevo,
accennavo, insomma, il Giardino all'Italiana viene un po' dalla zona di Fiesole, anche perché una delle prime ville costruite dai Medici, delle numeri delle 32 che loro ce l'hanno, anche di più, nel, diciamo, nel territorio della Repubblica, ex Repubblica Fiorentina, quindi intorno alla città di Firenze, era proprio Villa Medici a Fiesole. Che adesso è proprietà privata, sempre una bellissima villa con questo bellissimo giardino all'italiana. Un altro artista che nasce a Fiesole è Michelucci, chiesa di San Giovanni Battista lungo l'autostrada, nonché disegni per la sede della contrada e il rifacimento della chiesa di Santo Stefano nella contrada del Montone a Siena, quindi il grandissimo architetto fiorentino che ha una fondazione. Lui è nato e morto a Fiesole, quindi sicuramente morto, però ha una fondazione, quindi c'è anche un discorso legato all'architettura e all'arte contemporanea. E anche l'estate fiesolana, di cui vi raccomando uno spettacolo appunto durante questo 2023. Io direi che per Fiesole può bastare, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma magari appunto andremo nel dettaglio anche per esempio sulla chiesa, sulla cattedrale di San Romolo un'altra volta. Vi lascio con l'ultimo brano, che è quello che ha un po' sconvolto questa playlist, perché in genere a me piace decantare brani un pochino, insomma, che non proprio recentissimi, però questo qua è una nuova uscita, è uscito ora proprio a inizi di aprile e anticipa un disco che si chiamerà Starcatcher, che uscirà il 21 di giugno, quindi uscirà in estate praticamente, e sappiamo già una data di questo gruppo, l'ho saputa stasera, che sarà il 30 di novembre a Bologna, e quindi mi piacerebbe moltissimo andarli a vedere. Chi vuol capisca che mi sta sentendo per radio, si tratta dei Greta Van Fleet e questo singolo è meraviglioso, veramente bellissimo, non ritmato ma di una potenza stratosferica. Il video è straniante, dateci un occhio su YouTube se volete, non si capisce nemmeno se conviene guardarlo o ascoltare solo la canzone. Vi dico solo questo, comunque voi vi ascoltate adesso solo la canzone, che è Meeting the Master. Enjoy e ci vediamo fra due settimane con Arte all'Orecchio. Ciao ciao! Take my trip around the sun. I have known no other master. He has been the only one. Who's the only one? Ooh, only one.
con te tutti i giorni. Radio R Europa. Radio R.